Una settimana particolarmente importante con delle notizie che danno sicuramente alla città di Vercelli quello che da tanto tempo attendevamo sentire e da tanto tempo lavoravamo per portare a casa questo risultato. È stata in settimana la firma nel protocollo di intenti con la Regione Piemonte, presente il Presidente Cirio e l'assessore Icardi e da parte dell'ASL del Vercelli, del direttore generale dottoressa Colombo. Il Comune di Vercelli ha sottoscritto con ASL e Regione un protocollo di intenti con riferimento alla costruzione del blocco della parte di emergenza e urgenza, sale operatorie e pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli. Sono denari, tanti denari, 53 milioni e 500 mila euro. Per la progettazione, costruzione, per dare una risposta così importante al diritto alla salute costituzionalmente sancito per tutti i cittadini. Vercelli ha bisogno di una parte tecnologica che possa essere poi utilizzata anche in prospettiva di ulteriori adeguamenti dell'ospedale Sant'Andrea, anche con delle nuove costruzioni che verranno a collegarsi a questo nuovo blocco chiamato Cubolotto, che vede una progettazione delle camere operatorie, dicevo, di una parte della sterilizzazione, del pronto soccorso, dell'urgenza, con le modalità moderne, rispondendo alle esigenze dell'architettura e delle tecniche ospedaliere adeguate alla funzione che deve svolgersi. Tutto questo verrà fatto all'interno dell'area del tribunale, dell'ospedale, scusate, e naturalmente permetterà l'utilizzo nel frattempo del nostro ospedale Sant'Andrea, che nel frattempo verrà man mano rimodernato e portato alle tecnologie necessarie per dare la migliore risposta di salute. Sono tanti denari, con l'articolo 20 dell'intervento della Regione Piemonte, denari che la sanità prevede destinati per interventi rilevanti. È l'inizio di un'operazione che vedrà in tempi ragionevolmente brevi la costruzione e la messa a disposizione per tutti i vercellesi e per il nostro territorio di queste nuove tecnologie, di queste nuove strutture. Tutto questo naturalmente va in un momento in cui c'è necessità di trovare una presenza di medici che scarseggia in tutta Italia. C'è la necessità di seguire e di mettere a disposizione le migliori attrezzature proprio anche per invogliare la venuta a Vercelli, la permanenza a Vercelli di grandi professionalità e di grandi capacità, di qualità, quelle che con grande passione mettono le nostre forze attuali, dei dirigenti medici, dell'organizzazione amministrativa, delle infermiere e delle OSS per la risposta ai cittadini. Quindi un grande passaggio per la città di Vercelli, è anni che si lavora tutti per la realizzazione di questa iniziativa e quindi avere la disponibilità dei denari, avere il progetto a questa fase, da studio di fattibilità fino a mettere poi per le procedure di gara. Qui ci sarà necessario anche valutare le modifiche che verranno fatte al codice degli appalti e la possibilità di avere, come si dice, bruciando i tempi per avere il prima possibile questa risposta per la nostra città. E altre iniziative nella nostra città e in questo periodo stanno andando avanti i lavori del secondo teatro con i lavori di ristrutturazione del cinema Astra, dell'ex Enal, che stanno procedendo spediti proprio per dare questo secondo polo di teatrale, di cultura, per la possibilità di sfruttare al massimo tutte le esigenze anche dei giovani, di sale prove, di ulteriori capacità recettive e di spettacolo.
spettacoli e, di poter, e per poter far venire artisti sempre, sempre più interessanti per dare ai nostri cittadini le cose migliori e le possibilità. Altrettanto stanno andando avanti i lavori del corso Avogadro di Quaregna, si sta procedendo per la realizzazione di quello che sarà una grande via che risanerà e darà respiro a tutta quest'area con una nuova viabilità, quindi siamo veramente fiduciosi che tutta la parte di viabilità a sud della città potrà quanto prima avere questo aspetto non solo efficace, non solo funzionale, ma anche gradevole esteticamente, con delle gran belle soluzioni per tutta l'area del quartiere e per poter dare la massima organizzazione della viabilità. La città si prepara anche con eventi importanti, questa sera c'è la consegna delle chiavi al Bicciolano, avremo quindi un'anteprima del carnevale, Bicciolano e Bella Maina avranno nuovamente un'investitura, torniamo ai tempi, abbiamo dovuto col periodo del Covid anche ridimensionare le nostre tradizioni, invece riprende con la consegna delle chiavi e così avremo naturalmente un periodo di regno di Bicciolano e Bella Maina, speriamo davvero che ci possa dare un po' di serenità e spensieratezza. Abbiamo la bella notizia di avere un grande artista come Claudio Baglioni il 26 di febbraio al Teatro Civico, continuiamo con una stagione molto importante, un cartellone che è dei più variati, quindi dando risposte ai gusti e alle preferenze, in questo caso un grandissimo artista che viene, come è già stato l'anno scorso, molto gradito, sarà un grande successo, quindi siamo molto contenti che il 26 di febbraio veramente a Vercelli ci sarà un'altra grande iniziativa per il nostro cartellone sempre più importante, con nomi sempre più prestigiosi.